come vedete è piena all'inverosimile, ci sono i migranti e soprattutto ci sono i volontari che da giorni stanno salutando l'elicottero, perché probabilmente è il primo, anzi sicuramente è il primo elicottero che si avvicina per raccontare quello che sta succedendo i componenti dell'organizzazione umanitaria, perché per più di 48 ore non hanno saputo quale sarebbe stato il loro porto di destinazione. Una situazione che si sta piano piano sbloccando, ma è chiaro che è una situazione che rischia di ripetere di Sicilia. I migranti ovviamente sperano di arrivare il prima possibile in qualunque destinazione.